Allora, l'ordinanza di limitazione degli orari ha previsto una fase istruttoria piuttosto significativa, perché noi sapevamo che nei vari comuni d'Italia le ordinanze venivano impugnate dai concessionari. È quello che è accaduto anche al comune di Pavia, nel senso che la nostra ordinanza che è stata emanata alla fine di ottobre del 2015 è stata poi regolarmente impugnata. È stata regolarmente impugnata, ma fortunatamente, andando appunto a vedere quello che era successo negli altri territori in cui le ordinanze erano state impugnate, avevamo visto che l'unico modo per vincere il ricorso era quello di dimostrare che c'erano i problemi di salute pubblica di cui vi parlava Giulio prima. Noi abbiamo quindi impostato la nostra ordinanza mettendo in evidenza il fatto che la nostra città era una città che catalizzava un numero di studenti molto significativo e quindi avevamo la necessità di tutelare alcune fasce deboli specifiche, da un lato appunto gli studenti, dall'altro gli anziani, come vi dicevo prima, e quindi avevamo individuato delle fasce orarie che erano particolarmente a rischio per questi segmenti di popolazione. Gli orari vicini all'entrata a scuola, gli orari vicini all'uscita da scuola, gli orari in cui i nonni vanno a prendere i nipotini, li portano alle attività sportive, via discorrendo, e questo ci ha appunto permesso di vincere il ricorso. Non avevamo molti dati relativi ai soggetti in cura presso i SERT, in quanto giocatori d'azzardo patologico conclamati, perché, come diceva anche il vostro assessore regionale stamattina, questo dato è un dato in realtà sommerso, nel senso che molto spesso, anzi quasi sempre, il giocatore d'azzardo patologico non si rivolge all'ASL, al SERT, ma in genere si rivolge ai servizi sociali del comune, come vi dicevo, perché la situazione è già completamente degenerata, ha problemi legati al proprio patrimonio e quindi ha esigenze di altro tipo. Devo dire che da questo punto di vista siamo stati particolarmente fortunati perché noi eravamo riusciti appunto sempre nella fase istruttoria a raccogliere molti dati anche legati appunto a quelli che erano gli accessi ai nostri servizi sociali, e questi dati sono stati ritenuti comunque significativi da parte del TAR Lombardia. Affiancati questi dati dai dati raccolti invece in collaborazione con l'ASL, che sono comunque dati certi e che normalmente il giudice tiene in debita considerazione. Entro nel dettaglio dicendovi queste cose perché appunto ancora oggi è fondamentale che il comune che vuole, che intende adottare delle ordinanze di limitazione degli orari, accompagni l'ordinanza con questa fase istruttoria molto specifica, perché questa è l'unico aspetto che vi tutela nel momento in cui doveste avere un ricorso.